Stadio Renato Curi di Perugia, ultima amichevole pre-campionato dei biancazzurri prima della Coppa Italia contro lo Spezia e dell'inizio del campionato 2018-2019, campionato di Serie A, che vedrà la squadra di mister Leonardo Semplici giocare al Dall'Ara di Bologna. La formazione dei biancazzurri con Gomis in porta, Väisänen, Giroud e Čonek in difesa, centrocampo con Dijkman a destra, Everton, Viviani e Čonek a centrocampo, insieme all'esterno Costa, davanti il duo composto da Capitan Antenucci e Moncini. Dopo 6 minuti, punizione dal limite di Moscati che sfiora il palo alla destra del portiere biancazzurro. 9° minuto, traversone di Costa al centro dove Antenucci stoppa di petto ed in girata calcia di poco alto sopra la traversa. 10° minuto, palla di Viviani in profondità per Kurtic che è entrato in area di rigore da buona posizione, calcia però sopra la traversa. 22° minuto, ancora Viviani batte velocemente una punizione poco fuori dall'area di rigore, palla per Kurtic che calcia ancora in porta, Maleari alza in corner. 28° Bianchimano al limite, girata tra le braccia di Gomis. Al 42° Vido riesce a sgusciare alla difesa biancazzurra, salta Gomis, ma davanti alla porta Väisänen salva in scivolata il risultato. Nel secondo tempo, dopo diversi cambi, 3° minuto traversone per Bianchimano che di testa colpisce il palo. 1° minuto dopo mischia davanti all'area umbra, esce Moncini che calcia con le ali che in tuffo respinge il pallone. 20° minuto Gomis in uscita stoppa la conclusione ravvicinata di Bianchimano. Al 34° conclusione di Schiattarella da fuori area, il pallone finisce a lato. E così si conclude anche l'incontro che finisce 0-0 tra Perugia e Spal.